Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Quando l'opinione arriva dall'interno di uno stesso partito o la critica è proveniente appunto dallo stesso gruppo parlamentare, è più interessante perché fa riflettere. Dice, come è potuto accadere che il PD sia fatto trascinare nella deriva giustizialista del Movimento 5 Stelle? E Pisapia, l'avvocato Pisapia, che è proprio del PD, dice quel che il governo fa in termini di giustizia oggi è soprattutto finalizzato ad aumentare i consensi, non per migliorare il sistema. Chi crede che una giustizia efficiente non si ottenga con l'ideologia, con le intercettazioni, con le manette facili e i processi eterni, passa per buonista ed è considerato uno che difende i malfattori. Invece è esattamente il contrario, il rispetto delle garanzie tutela per primi gli innocenti. Secondo Pisapia, il tappo l'ha fatto saltare Tangentopoli. Da allora l'argomento è diventato terreno di scontro politico e a questo hanno contribuito le leggi berlusconiane ad personam, care a un certo centrodestra. La politica è entrata nelle aule di giustizia e come conseguenza la giustizia è fuggita inorridita. Ma non so se è realmente andato così. Probabilmente il Berlusca si è fatto le sue leggi ad personam, no? Lui è sceso in campo, dice, l'ha fatto per gli italiani. Vi ricordate Cornacchione che faceva su Rai 3, faceva finta di piangere col fazzoletto? Silvio, l'ha fatto per noi, no? Ecco, che poi nel fazzoletto c'era la foto di Berlusconi, ecco. Berlusconi l'ha fatto per noi, Berlusconi l'ha fatto, è sceso in campo per difendere le sue aziende dalla sinistra. Adesso col senno del poi, storicamente, Berlusconi è sempre lì, attenzione, con Forza Italia, però riguardando i fatti della discesa in campo degli anni 90, non era per difendere gli italiani dal comunismo, ecco, ricordate, Berlusconi fissato con il comunismo e la sinistra fissata con il fascismo, quindi gli antifascisti verso un fascismo che non esiste più e Berlusconi contro un comunismo che in Italia non c'è mai stato, una dittatura comunista, ecco. Quindi quello che fece Berlusconi, la discesa in campo fu per tutelare prima di tutto le sue aziende e poi anche per un superego personale, assolutamente, ma non sono convinto che la politica sia entrata nelle aule giudiziarie e i giudici sono andati via inorriditi, ma no, forse è il contrario, che prima Craxi, hanno colpito Craxi, poi hanno cercato di far fuori Berlusconi, non ci sono riusciti e adesso sono contro Salvini, quindi su questo sono in disaccordo con quello che dice l'avvocato Pisapia. Ma la legge sulle intercettazioni peggiora la situazione? E Pisapia dice che il codice di procedura penale stabilisce che le intercettazioni si possono fare solo quando sono assolutamente indispensabili per accertare la verità. È l'unica norma del codice che restringe così un ambito d'applicazione. Basterebbe che gli inquirenti la rispettassero. Ma poi esiste un problema di impunità dei magistrati che sbagliano in Italia e Pisapia dice che basta pensare che le fughe di notizie da procure e tribunali non vengono mai sanzionate. In Italia si fanno indagini su tutto, ma non su chi passa le notizie sensibili ai giornali. In teoria le indagini dovrebbero essere segrete ai processi pubblici. Nella pratica è l'inverso. Tutti sanno quando uno viene indagato, nessuno si interessa del dibattimento e questo soprattutto quando è alla sbarra un politico. Poi la domanda del giornalista di Libero che dice: ma i magistrati perseguono i politici più volentieri degli altri? Gli ha fatto una domanda un po' ci ha girato leggermente intorno per non essere troppo diretto, no?
perseguono di più i politici che altri, più volentieri, no? Più volentieri. E Pisapia dice: no, è che il processo a un politico ha maggiore rilevanza mediatica, però da ex amministratore le posso garantire che i difetti della nostra giustizia sono alla base delle difficoltà di trovare una classe dirigente di primo livello. Conosco molte persone che hanno rifiutato di candidarsi per timore di finire sotto inchiesta. Con l'abuso d'ufficio il traffico di influenze è facilissimo, anche se fai cose giuste e in buona fede. Io stesso sono rimasto frenato per anni prima di decidere di correre per Milano e credo di averlo fatto anche perché consapevole di essere in grado di difendermi, essendo un tecnico della giustizia. Ma ho visto tanti politici rovinati da processi poi finiti con una assoluzione. Beh, su questo ha perfettamente ragione. È molto facile finire sotto inchiesta per abuso d'ufficio o traffico, sentite, traffico di influenza, no? Quella del traffico di influenza è veramente incredibile. Ho cercato che cos'è il traffico di influenze. Nell'ordinamento giuridico italiano è un reato punito dall'articolo 346 bis del codice penale. Si tratta della legge Severino che dice che nell'articolo 346 bis del codice penale era di punire chi svolge attività di intermediazione su pubblici ufficiali con mezzi illeciti. Ad esempio, qui dice che, vi leggo il testo, eh. Dice chiunque fuori bla bla bla, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Questo che cosa vuol dire? Un vantaggio patrimoniale ne può essere anche un'assunzione o l'assunzione di qualche parente. Io assumo il tuo parente, però tu mi fai quest'altro favore che serve a me. Diciamo che il traffico di influenze è un qualcosa un po', sembrerebbe di no, ma è un po' fumoso. E quindi capite che sul traffico di influenze e sull'abuso d'ufficio, come dice giustamente Pisapia, molti hanno deciso di non candidarsi per paura della magistratura, eh. Ma poi la domanda è se il giustizialismo ha contagiato anche il linguaggio della politica. Pisapia dice una cosa interessante. La sinistra accusa Salvini di usare toni violenti, ma mi pare che non sia immune dal vizio. Sta dicendo che lo stanno facendo praticamente anche loro. Non condivido le generalizzazioni, anch'io, è vero, talvolta, ma raramente cado nell'errore. Capita perché spesso la politica si cura della percezione dell'elettorato anziché della realtà. Se si alzano i toni, attrai i media, non fai un buon servizio, ma magari raccatti un voto. Urlare poi consente di mascherare l'incompetenza e di dare una risposta immediata senza ragionare, pratica che potrebbero mettere in crisi se non sei preparato. Ma Pisapia dice poi: giustizialismo e violenza del linguaggio sono due rami dello stesso albero. Da una parte non rispetti le garanzie dell'imputato, dall'altra non rispetti l'avversario. E su questo ha assolutamente ragione. Quello che è più interessante è che all'interno dello stesso PD ci sono persone che capiscono perfettamente che chi accusa di toni violenti Salvini è proprio chi li utilizza nello stesso modo, o perlomeno lui non dice che Salvini non utilizza toni violenti, ma dice chi lo accusa praticamente fa lo stesso, anche se io i toni violenti di Salvini, sinceramente, non li ho mai visti. Però
giustamente lui, per non dare troppo contro al PD, ha cercato di dare un giudizio a metà, però si è capito perfettamente quello che pensava. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.